Sì, niente succede per caso, quindi dai, è speciale essere il primo italiano a vincere in questo giro e speriamo di non essere l'ultimo. Roberto, dopo l'era Santur, la prima vittoria di grande prestigio, 2 secondi post la Vuelta, oggi secondo me però tu ti sei messo nella lista, in quella famosa. Sì, i primi 2 anni ho già detto non sono stati facili, non sono mai riuscito a trovarmi negli sprint, ho fatto molta fatica, avevo anche smesso un po' di crederci, però dai, dopo questa vittoria proviamo a fare bene anche in futuro e spero che sia di buon auspicio. Analizziamola questa volata, perché la lanciata lunga De Mar, poi Gaviria sembrava aver trovato lo spunto giusto, ma i tuoi ultimi 30 metri sono stati praticamente perfetti. Sì, in curva Romain mi ha messo in posizione, penso, nei primi 10 e sono stato un po' tranquillo perché vedevo che comunque riuscivo a rimontare un po' da dietro e ho preso un po' di slancio e con un po' di elastico sono riuscito a uscire agli ultimi metri e sì, a beffare Gaviria proprio sulla riga e niente. A proposito di Bardet, puntate al podio o puntate a qualcosa di grande? Puntiamo a vincere, poi si arriva solo un podio, ma sì, sta veramente molto bene Romain, quindi speriamo di far molto bene.